presso l'Auditorium Comunale di Albino è stata allestita in questi giorni una mostra multistrato di Luca Daina in sua memoria, dal suggestivo titolo Oltre. Abbiamo con noi l'assessore alle politiche sociali e familiari, dottor Gerry Gualini. Ma Luca Daina è un nostro concittadino, ha abitato ad Albino fino all'anno scorso, quando ci ha lasciato, ed è una persona che ha vissuto nella nostra comunità in maniera complessa e francamente io non lo conoscevo come artista, per le sue qualità di artista, e scoprire che ha prodotto tante opere, quadri, fotografie, realizzazioni con il computer, poesie interessanti, importanti, profonde, è stata davvero una sorpresa. Ed è soprattutto una sorpresa scoprire tutte le volte quante persone abbiano della ricchezza dentro di loro e quanto sia importante riuscire a valorizzarla, ad incontrarla, a scoprirla. Luca è stata una persona conosciuta, una persona che probabilmente qualcuno ha conosciuto più di me sicuramente, ma davvero avere scoperto queste qualità è stata davvero una sorpresa. Credo proprio anche a livello tecnico, ha raggiunto livelli artistici notevoli, quindi soprattutto proprio per ricordarlo insieme, ricordarlo nel suo paese, è stato un gran regalo quello che Sara, la sorella, ha deciso di fare alla comunità di Albino, allestendo questa mostra con la nostra collaborazione, però è stato davvero un regalo suo e un regalo di Luca che ci sta facendo in questi giorni. Ci rivolgiamo alla sorella Sara Daina per conoscere cosa rappresenta emotivamente l'opera proposta in questa mostra. Emotivamente è una parola grande per un familiare di una persona che non c'è più e da pochi mesi. Per noi la mostra è stata un'urgenza proprio venuta dal cuore per rendere omaggio e onore a un fratello a volte difficile e complicato, ma da un animo estremamente profondo. Quindi la fatica per noi e per chi sta vicino a questi grandi artisti è poter vedere attraverso i loro occhi una realtà che altrimenti non si vede, che molte volte spaventa, ma che alla fine si vede che è reale, è vera. Luca ha utilizzato la pittura, ma ha scritto anche molte poesie apprezzate da tutti. E da qui si vede effettivamente l'animo profondo di Luca, la sua inquietudine, la sua gioia e la sua gratitudine alla vita e al mondo, nonostante tutto.